Beh, questa è una situazione paradossale, infatti. La sinistra oggi è essenzialmente, io definisco sinistra, se mi chiedi una definizione oggi, ti do una definizione gramsciana incentrata sui rapporti di forza. La sinistra oggi è il modo più o meno coerentizzato di tutelare interessi che siano opposti rispetto a quello del popolo, dei lavoratori e delle masse precarizzate. Questo è la sinistra oggi. Ecco perché la sinistra porta avanti il mito immigrazionista, il mito gay friendly, il mito vegano, il mito della mobilità, il mito della globalizzazione, e mai una volta sola il tema del lavoro emerge. Questo è il punto. No? Vi ricordate forse a Pasqua di questo 2017 la signora Boldrini, una delle espressioni più tipiche e locali, credo anche, della sinistra arcobaleno, amica del capitale, nemica dei lavoratori e del popolo, disse che bisognava evitare di mandare al macello gli agnelli, e si mostrò lacrimevolmente in compagnia di un agnello, e intanto stavano lavorando per far andare al macello i lavoratori direttamente, pronti a lavorare anche la domenica di Pasqua negli outlet e negli shopping centers. Il paradosso è quello di una sinistra che ormai è dalla parte degli agnelli, intesi con la S, con la A maiuscola e la minuscola insieme, potremmo dire così. E quindi in questo scenario capite bene che come dire, la sinistra è oggi esattamente ciò contro cui Gramsci e Marx hanno combattuto per tutta la vita. E quindi io penso che se l'alternativa è stare con Marx e Gramsci da una parte e con le sinistre dall'altra, io preferisco continuare la lotta che fu di Marx e Gramsci. Le destre non è che facciano gli interessi dei lavoratori, a mio giudizio, semplicemente si ricordano che esistono i lavoratori, che è già qualcosa ovviamente a livello di narrazione. Poi in concreto non mi pare che facciano molto per i lavoratori. Trump negli Stati Uniti non ha concretamente toccato molto il tema dei diritti sociali, a dirla tutta, per cui è più che altro una narrazione, ecco, quella che fa la destra in tema di lavoro, perché ha capito che se la sinistra abbandona i lavoratori tu puoi ricapitalizzare quei voti tornando a sventolare temi e argomenti che erano cari a quelle classi lì. Quindi in un caso o nell'altro al macello vanno comunque i lavoratori. Con la sinistra ancora di più, ho il sospetto, però anche nell'altro caso non sono sicuramente molto tutelati. Ecco, gli chiedevo, queste